benvenuti al telegiornale in lingua dei segni. Lunedì 26 luglio. Sindaci, comitati, associazioni, semplici cittadini, uniti per difendere il diritto alla salute. Appelli e lettere non sempre presi in considerazione. A lanciare un forte grido d'allarme è l'associazione Coordinamento 3, Donne di Sardegna. Una lettera inviata all'assessore della Sanità Mario Nieddu, con la quale si chiede un incontro urgente, finalizzato alla rappresentazione della drammaticità della situazione e alla costruzione di una prassi di reciproco ascolto, collaborazione e solidarietà. La missiva sottolinea le gravi conseguenze sulla salute delle donne in seguito alla sospensione, dal 1 luglio 2021, del servizio di senologia chirurgica del San Francesco di Nuoro e del servizio di oncologia del San Martino di Oristano, con inevitabili ed evidenti disagi per le pazienti donne. Il Coordinamento 3 propone una serie di interventi fattibili, un rilancio della medicina e della farmacologia di genere. Il Comune di Oristano ha avviato l'assegnazione dei buoni spesa 2021 della priorità 2. La liquidazione procederà secondo l'ordine di presentazione delle istanze e di ammissione al beneficio, ha affermato l'assessore alle politiche sociali del Comune di Oristano, Carmen Murru. Al momento sono stati assegnati buoni spesa ai nuclei familiari per la priorità 1, che hanno presentato domanda entro il 18 giugno. I buoni spesa hanno validità fino al 30 settembre 2021 e sono assegnati in forma di voucher elettronico, caricati virtualmente nella tessera sanitaria dei richiedenti beneficiari. Per effettuare gli acquisti e relativi pagamenti presso gli esercizi commerciali, il beneficiario dovrà necessariamente presentare un documento di riconoscimento, la tessera sanitaria ed utilizzare il codice PIN inviato con SMS da digitare nella app dell'esercente. Martedì 27 luglio. Il Consiglio Comunale di Cabras ha adottato venerdì 16 luglio la proposta di variante al piano di assetto idrogeologico PAI regionale, che verrà trasmessa all'autorità regionale di bacino per proseguire il relativo iter di approvazione. Si tratta di uno studio molto importante, mai realizzato prima, ha dichiarato il sindaco Andrea Avis. Lo studio è propedeutico al PUC, il quale deve essere infatti adeguato al piano paesaggistico regionale. Secondo il piano di assetto idrogeologico, attualmente in vigore, vaste porzioni del territorio sono soggette a un rischio idraulico elevato. Ciò comporta che oggi i cittadini proprietari di immobili nelle zone a sud dell'abitato, che intendono effettuare lavori edili, subiscano notevoli limitazioni, come per esempio il vincolo di elevare di un metro, rispetto al piano di campagna, il proprio edificio per realizzare un ampliamento, ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica Enrico Giordano. Il Comune di Bauladu è stato l'ente che ha ottenuto più finanziamenti dalla Programmazione Europea 2014-2020. Secondo i dati recentemente pubblicati dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel centro dell'Alto Oristanese sono stati progettati interventi per un ammontare complessivo di circa 300 milioni di euro. I progetti riguardano principalmente il settore dei trasporti, ma anche l'ambiente, la mitigazione del rischio idrogeologico, l'efficientamento energetico e il sostegno alle imprese. Siamo felici di questa notizia, ha affermato il sindaco Davide Corriga, grazie a un lavoro di programmazione e raccordo istituzionale con tutti gli enti coinvolti nella governance delle politiche di coesione europea. È stato possibile portare a casa diversi interventi infrastrutturali a favore del territorio.
Il risultato ottenuto è frutto di un lavoro di squadra che quotidianamente comporta un grande impegno dell'intera macchina amministrativa e, in modo particolare, sul tema lavori pubblici dell'ufficio tecnico comunale. Mercoledì 28 luglio. Mesi ricchi di lavoro, segnati dall'emergenza sanitaria. Le difficoltà non sono mancate. Le elezioni a Marruvio saranno a ottobre. Nonostante ciò, l'amministrazione comunale porta avanti il suo lavoro. Nei giorni scorsi, il sindaco Andrea Santucciu ha fatto il punto della situazione sulle opere pubbliche da portare a conclusione entro l'estate. In primis, la nuova inaugurazione dell'asilo nido. La cooperativa, che si è aggiudicata all'appalto, la Coagi, aprirà le iscrizioni subito dopo la brevissima pausa ferragostana, ha affermato Santucciu. E in occasione dell'apertura daremo, con un processo partecipativo, anche il nome alla struttura sita nell'ex scuole medie di via Gramsci, dove nella stessa via sono ripresi i lavori della palestra. Stiamo lavorando per lasciare in eredità, inoltre al nuovo corso, un finanziamento per ultimare il campo di bocce e la riapertura del centro di aggregazione giovanile. Giovedì 29 luglio. Da una parte le problematiche riguardanti il pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Oristano, dall'altra le manifestazioni organizzate da comitati, associazioni e sindaci della provincia. Ora a battere i pugni sul tavolo è l'Ordine dei Medici di Oristano. Si assiste a una totale disorganizzazione a livello di dirigenza in questa politica sanitaria, ha affermato il presidente dell'Ordine Antonio Sulis. Si evidenzia ancora una volta l'assenza di una gestione oculata e previdente, che potrà causare ingenti danni di natura sanitaria e una ricaduta disastrosa sul piano economico, soprattutto in piena estate. Ma chi governa e ha il potere di risolvere i problemi continua a ignorare la voce sempre più forte di una popolazione abbandonata a un inesorabile declino sul piano della sicurezza e della cura della propria salute. La nostra provincia ha urgente bisogno di risposte immediate e risolutive, ha continuato il presidente. Venerdì 30 luglio. Su proposta dell'assessore regionale alla pubblica istruzione Andrea Biancareddu, la giunta regionale ha approvato il calendario scolastico 2021-2022. Le lezioni avranno inizio il 14 settembre in tutte le scuole di ogni ordine e grado e termineranno l'8 giugno 2022 nelle scuole elementari, medie e superiori. E il 30 giugno nella scuola dell'infanzia, in considerazione della specificità del servizio educativo offerto. È stato stabilito che le singole istituzioni scolastiche, comprese le scuole dell'infanzia, per motivate esigenze e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio, possono deliberare l'anticipazione della data di inizio delle lezioni, ha affermato Biancareddu. È tutto, grazie, arrivederci.